ecco la mia faccia mentre penso che probabilmente non guiderò mai questa macchina in vita mia. Sono le 2 di notte e sono seduto nella 33 Fleron progettata da Carlo Chiti quando l'autodelta era ancora Udine. Anche nota come periscopica, vinse al debutto nella cronoscalata da cui prese il soprannome con Teodoro Zeccoli il 12 marzo 1967. A fianco a me una delle più belle GT stradali della storia moderna. E lei sì, la guiderò domani. Hanno entrambe un vuoto da 90 gradi, ma la 33 ha una carrozzeria che pesa meno di 60 kg per un totale del corpo vettura che tocca i 600 minimi previsti al regolamento. Immaginate, con 275 cavalli a 9600 giri al minuto, lanciata su una strada di montagna nel 1967. Tutto questo per dire, vi rendete conto della strada che sta prendendo l'automobilismo moderno? Stiamo iniziando a perdere il contatto con tutto quello che noi stessi creiamo. Costruiamo auto velocissime che tocchiamo sempre più spesso solo tramite schermi e pulsanti senza avere modo di collegarsi davvero con loro. Abbiamo davvero tutta questa fretta di avere 1000 cavalli e vogliamo arrivare ad avere auto volanti, o peggio, autonome, in pochissimi anni? Io non credo. Siamo abituati a pensare alla 8C competizione come una macchina artistica ma con poca dinamica e poco carattere. Quindi immediatamente in pista per vedere se bisogna smentire o se bisogna confermare questa fama. La primissima cosa è il sound, è un rumore, e questo lo sa chiunque ne ha vista passare una o ha visto un video. È un sound intossicante. Quello che non si può vedere da un video o apprezzare semplicemente al suo passaggio, magari durante un evento, è il fatto che questa è una macchina che si fa guidare e come. Il principale difetto che le è stato trovato negli anni è quello di un posteriore un po' troppo morbido, un po' troppo difficile da tenere fermo sulle lunghe percorrenze come questa. E in effetti l'equilibrio tra un minimo di accenno, di sottosterzo, e un sovrasterzo sempre pronto a disarcionarti è giusto, è vero. C'è da dire che se da una parte è abbastanza fastidioso il comportamento di un posteriore che non si può mai trattare con fiducia, c'è dalla sua un ottimo cambio che non credevo fosse così veloce ed efficiente, un perfetto sterzo molto mascolino, a differenza di come si immagina vedendola con questa estetica molto delicata, molto elegante, di classe. Non ci si aspetta un'esperienza di guida mascolina e dura, come invece poi è. Lo sterzo è duro in sport, come sono adesso, che è una modalità che le conferisce un comportamento leggermente più pistaiolo, ma mai fino in fondo. Non è una 430 scuderia. Non è una 430 scuderia, ma probabilmente avrebbe potuto anche essere migliore. Non è un segreto che quando Ferrari decide di aiutare un'altra casa, fornendo componenti, fornendo motori, tende a mettere determinati paletti. Su questa mi sembra abbastanza evidente quali fossero. Una Gran Turismo a motore anteriore e trazione posteriore può tranquillamente essere a livello di una macchina a motore centrale, come poteva essere a suo tempo la 430, dalla quale la 8C e la Maserati 4002 GT hanno preso in prestito il motore. Insomma, non fatico a credere che la 8C avrebbe potuto, volendo, con le giuste regolazioni che un po' sono arrivate con la 8C Spider, perché tanti clienti si sono lamentati di questa scarsa aderenza e prevedibilità del posteriore, credo che avrebbe potuto dire la sua
E forse questo non lo sapete, ma in Alfa c'era anche il progetto di farla correre nel GT2 o GT3, non ricordo. Non mi meraviglia che non sia stato portato avanti questo progetto. E c'era chi in Alfa non credeva che si sarebbe mai venduta un Alfa Romeo di questi tempi a 150.000 euro. Evidentemente si sbagliava, perché dopo la presentazione la macchina è stata ordinata da 1.000 clienti, praticamente sulla fiducia del modello di stile presentato a Parigi, e probabilmente se anche un mega collezionista come Nick Mason, il batterista dei Pink Floyd, ne ha comprata una, evidentemente questo appeal l'8C ce lo aveva e come. Ora mi viene lo stesso dubbio che mi è venuto quando ho guidato la SZ, che casualmente, nonostante il motore 3002, 4 alberi a camme e 24 valvole fosse già pronto in casa Alfa, si scelse di farla uscire con il 3000, 12 valvole, che ovviamente la penalizza. Perché? Perché, come ho detto nel test, se la SZ avesse avuto quel 3002 che poi è andato a finire sulle 156, 147 GT, 166, probabilmente la 348 TB, che a suo tempo era la piccola di Ferrari, avrebbe avuto più di un problema. Stessa cosa, credo, che avrebbe potuto fare la 8C con la 430. Questa è una cosa che a mio avviso non va bene, perché non credo che l'8C avrebbe rubato clientela alla 430. Che poi effettivamente la macchina ha più a che fare con la Maserati Gran Turismo S che con la 430, perché il pianale è quello della Gran Turismo, il motore è quello che poi è andato sulla Gran Turismo S, solo che su questa anche la velocità è stata autolimitata a 2,90. Quando la macchina è libera da limitazioni elettroniche supera tranquillamente i 300. Credo che avrebbero tranquillamente potuto convivere tutte e tre, 430, Gran Turismo e 8C. Evidentemente non la pensavano come me i dirigenti di allora. Gran bella frenata. Ora è più di un'ora che giro tra prove, riprese, foto, e posso dire che ancora non si è stancata. E pensate che oltre il progetto delle corse c'era anche il progetto di una versione GTA che doveva essere un po' più lunga, un po' più leggera e un po' più potente. Ovviamente neanche questa è stata fatta nascere. Sembra darti molta confidenza durante il traverso, ma effettivamente poi te la toglie subito e ti lascia a metà strada a fare i conti con un bel posteriore demoniaco. Siamo abituati a vederla come una macchina dipinto. Sapete che c'è? Non è vero neanche un po'.